Ecco perché io credo che i partiti dovranno assumere un grande senso di responsabilità. Liste pulite, persone al di sopra di ogni sospetto, un programma con pochissimi obiettivi e un candidato presidente che non sia ricattabile. Ecco, a proposito, dico, un cittadino che legge, è capitato anche a me di leggere, Berlusconi vuole Miccichè. A Berlusconi piace Miccichè, ecco, i titoli dei giornali erano questi. Puoi sentire anche il presidente Castiglione che dice ho chiamato a Berlusconi, gli ho detto che a noi non va bene Miccichè. Ma che idea bisogna farsi? Lei che tra l'altro Berlusconi lo conosce. Berlusconi dice a me piace Miccichè, Castiglione dice no, non ci piace. Ma una cosa pubblica. In genere queste cose non avvengono un po' dietro le quinte e poi si fa un nome e si ufficializza il tutto. Innanzitutto il PDL è un partito, la sinistra dice padronale. Noi diciamo un partito lideristico, ecco, un partito dove la leadership del capo diventa fortemente condizionante. Le sorti del leader capo e quelle del partito appaiono assolutamente legate e persino inscindibili. Io dico che qualche anno fa non sarebbe accaduto questo, perché certo. Una scelta nel bene e nel male, non si discute nel merito, parliamo del metodo. Una scelta compiuta da Berlusconi non sarebbe stata contestata da nessuno all'interno del partito. Quindi lei che è giornalista, attenta osservatrice, intuisce benissimo che questo è il segno evidente che la leadership di Berlusconi all'interno del suo partito ha subito qualche incrinatura, comincia a diventare fragile, prima cosa. Seconda cosa, nel merito, io credo che sarebbe stato utile indire le elezioni primarie, perché non soltanto interne al partito di maggioranza, quindi al PDL, ma all'interno della coalizione. Le primarie, se condotte con serietà, osservando regole precise e inconfutabili, avrebbero potuto consentire alla base, agli elettori, certo, di partecipare. E quindi la scelta non avrebbe registrato un deficit di democrazia. Questa, qualunque scelta, ma così fatta, è una scelta calata dall'alto. Il corpo elettorale la prende dai giornali, dalle televisioni, ma non vi partecipa. Quindi io ritengo che ci sia stato già un vizio d'origine. E comunque è normale che all'interno di un partito ci si confronti, ma il PDL lo fa con molto ritardo. E di fatto frena anche gli alleati, quindi che si discuta entro le prossime ore e si faccia in modo che in questa settimana ferragostana si possa uscire fuori con un candidato presidente che possa trainare tutta la coalizione. Questa condizione di stallo, questo freno, questo bizantinismo, questi tatticismi non soltanto non portano a una soluzione, ma creano una contaminante confusione, uno stato d'animo improntato certamente a rassegnazione. E di tutto c'è bisogno alla vigilia di una campagna elettorale, certo, tranne che di rassegnazione. Senta, ma ultimamente ho anche letto, individuato dei sondaggi in Sicilia. Forse se ne sta parlando molto poco di sondaggi in questa tornata elettorale, stranamente. Però si fanno, è che non li fanno vedere, non sì, li pubblicano. Dico, internet da questo è un buon viatico per conoscere, perché comunque anche tutti questi social network fortunatamente pubblicano anche notizie, oltre alle varie stupidaggini che ognuno fa giornalmente. E ho visto che lei è tra i favoriti, il favorito addirittura alla presidenza della regione, anche se lei ovviamente in Sicilia orientale lo conosciamo molto per quello comunque che ha fatto per la sua vita politica. Non so nella Sicilia occidentale, francamente non so lei che livello di popolarità ha lì, però comunque è uscito favorito da questi sondaggi. Non viene in mente ovviamente al suo partito, alla destra, a Storace, di mollare tutti e candidarla, comunque rischiare? Intanto io la ringrazio per la domanda. È vero, i sondaggi ci sono, non lo avrei detto io, ne hanno fatto, ti credo, tre, li ha commissionati il PDL, due li ha fatti la Ghisleri e uno l'Istituto Piepoli. Io non li ho mai letti, non me li hanno mai fatti vedere. Per telefono mi hanno dato la sintesi dei risultati, io sarei il primo fra i possibili candidati del centrodestra. Questo mi lusinga, mi fa piacere, naturalmente un uomo politico vive di queste soddisfazioni, certo, di queste sensazioni. E mi fa tanto piacere, certo c'è una
differenza fra l'area orientale e l'area occidentale, raccolgo più consensi nella Sicilia orientale, meno conoscenze nella Sicilia occidentale, ma nella media riesco ad essere il primo. Io non so a cosa siano serviti questi sondaggi, di solito i sondaggi si fanno per orientare, per individuare alcune scelte vincenti o che diventino seriamente competitive. So soltanto di leggere il mio nome da qualche mese fra i possibili 3-4 candidati a presidente della regione, ma nessuno mi ha mai ufficialmente invitato. Forse perché sono catanese, o forse perché, e quindi si preferisce un palermitano. Ma gira voce che effettivamente vogliono un presidente di lì, visto che non mi sembra, è stato di qui. Non mi sembra un criterio, il presidente della regione non si alterna in base alla geografia, il presidente della regione si alterna in base all'indice di gradimento che ha, che riscuote. E se il catanese riscuote, non perché catanese, consensi maggiori rispetto a un palermitano, a un trapanese, un agrigentino, io credo che il buonsenso di un partito dovrebbe suggerire di puntare su quella risorsa. Magari l'idea di portare acqua al proprio mulino territoriale. Ma ecco, non serve assolutamente, perché lei mi conosce e sa che da presidente della provincia io non ho privilegiato né l'area etnea né l'area calatina, pur essendo la mia di provenienza. Io sono convinto che un presidente o un sindaco per i quartieri deve soltanto stare accanto a tutti, con particolare attenzione a chi sta peggio, a chi sta male, quindi questo sarebbe il mio criterio. Poi c'è un ARS che è in rappresentanza di tutti. In ogni caso, il presidente della regione questo lusso non se lo può e non se lo deve permettere di patteggiare per un'area piuttosto che per un'altra. Però dico, malgrado i sondaggi, ancora siamo allo stato. Ma tornando alla domanda, se di... ancora. Lei dovesse... mi chiede se il mio partito dovesse chiedermelo, cosa facciamo? Questa è una bella domanda. C'è in queste ore, in questi giorni a Catania una continua sequela di riunioni con i dirigenti del mio partito, alcune anche con la presenza del segretario nazionale, del senatore Francesco Storace, che con grande autonomia per la Sicilia segue con particolare attenzione. Lui dice di essere un laziale siciliano perché, come lei saprà, la moglie è di Capodorlando, infatti il segretario Storace trascorre le sue vacanze estive sul Tirreno e segue le vicende siciliane con particolare apprensione. Se il partito me lo dovesse chiedere, io punto sempre alla coalizione, naturalmente sono convinto che in questo momento la coalizione sia fondamentale, ma se nessuno riesce a mettere assieme una coalizione, se il PDL dovesse continuare a restare prigioniero delle logiche inspiegabili interne, noi andremmo avanti e potremmo anche tentare una candidatura assieme a chi ci sta, ai gruppi di volontariato, ai gruppi sociali, anche ad altre forze politiche. Non sono mancate le sollecitazioni, perché nasconderlo, in queste ultime giornate, e però io fino all'ultimo voglio puntare al gioco di squadra. Ma se non c'è il gioco di squadra, perché non c'è la squadra, perché nessuno vuole formarla, io credo che un atto di responsabilità si imponga. Rifiutarsi significherebbe compiere una diserzione. Ma a proposito di varie, cioè di candidature, di chi spinge o meno, io sempre leggendo, ormai questi social network, insomma, come dicevo prima, sono molto frequentati, ho guardato nella sua pagina, ho detto vediamo, ci sarà qualche critica, non so, che vi posso muovere anch'io, ma effettivamente ho visto, non è per piaceria, ma è documentabile, perché chiunque può andare a guardare, una spilza di persone infinite che la invitano a candidarsi, quindi proprio parlo, tranne qualcuno che magari ha fatto qualche critica sui politici, siete tutti uguali, ma questi sono tanti che la pensano così, facendo un po' la massa, ecco. Quindi notavo appunto come molti si appellino a quella che è una sua candidatura come persona, ecco, non come partito, come... Quindi questo sicuramente si aggiunge alla domanda di prima, dei sondaggi. Sì, ecco. Sì, certo, è importante, ma sa, ognuno nella vita, come nella politica, raccoglie quello che semina.